Gli scommettitori britannici finora avevano puntato sull'Africa, terra del cuore di entrambi, ma adesso la nuova indiscrezione arriva dal sito americano TMZ, Harry e Meghan per la loro luna di miele. Rimandata di un paio di settimane a causa di impegni istituzionali, vedi il Garden Party in onore del principe Carlo, avrebbero scelto un esclusivo resort nei selvaggi boschi del Canada. Leggi anche i 23 dettagli che, forse, vi sono sfuggiti della Royal Wedding di Fairmont e Jasper Park Lodge, che si trova nella provincia occidentale di Alberta. Nei suoi registri custodirebbe la prenotazione reale, alla modica cifra di 2000 sterline a notte. I neoduchi del Sussex avrebbero voluto un preciso lodge, la Outlook Cabin da 500 metri quadri, serra, veranda, parcheggio privato, terrazza con barbecue, 6 camere da letto e 6 bagni, già cara alla famiglia reale britannica. Lì, infatti, hanno soggiornato la regina Elisabetta e Filippo nel 2005 e Giorgio VI e la regina madre, nel lontano 1939. Per questo, la villa è stata soprannominata il rifugio reale. Il Jasper National Park a onor del vero, il lodge originale è stato distrutto da un incendio nel 2000, ma è stato ricostruito seguendo la planimetria esatta dell'originale. E quelle stanze hanno ospitato anche Anthony Hopkins, John Travolta e Bill Gates. È il luogo perfetto per accogliere famiglia e amici o per celebrare un'occasione speciale, recita il catalogo del resort. E nel 1954 all'interno del Jasper National Park, Marilyn Monroe e Robert Mitchum avevano girato River of No Return, leggi anche Doria Ragland, la suocera d'Inghilterra che ha conquistato tutti Meghan. D'altronde, non ha mai nascosto il legame col Canada, dove ha vissuto per 7 anni che sono coincisi con le riprese di Suits. Lei e Harry, inoltre, hanno trascorso nel paese i primi weekend romantici, al riparo da occhi indiscreti, quando il loro amore non era ancora pubblico. E lì vivono gli amici più cari, come la stilista Jessica Maroni, della duchessa. E, secondo l'esperta di affari reali Katie Nicole, Harry e Meghan potrebbero approfittare del viaggio di nozze per fare un salto in Messico, dove vive il papà di Meghan. L'ex direttore della fotografia Thomas Markle, che all'ultimo momento ha deciso di non partecipare alla Royal Wedding. Dopo uno scandalo e una presunta operazione al cuore, non ha ancora conosciuto il principe. Così il Canada potrebbe essere più a portata di mano rispetto alla Namibia. Di certo, manca ancora la data della partenza. Staremo a vedere. Leggi anche Rabarbaro, piatti vegetariani e un tocco d'Italia. Heinz Beck commenta il menù del Royal Wedding. Leggi anche Harry e Meghan Markle vanno a nozze. Cronaca di una favola. Leggi anche Royal Wedding, le nostre pagelle. Leggi anche Harry e Meghan Markle oggi sposi, il primo bacio da marito e moglie. Leggi anche Harry e Meghan vs William e Kate, due Royal Wedding a confronto. Leggi anche Royal Wedding, tutti i look degli invitati al matrimonio di Meghan e Harry.